Partiamo dall'ingresso, qui ci sono dei paramenti liturgici che alcuni sono del cardinale, altri sono stati donati dal cardinale. Come ad esempio la prima stola lì era del cardinale, una stola con ricami d'oro. Abbiamo le ampolline in argento, donate dal cardinale alla Basilica di San Vito. Una visita sempre argentea del cardinale, infatti sul coperto possiamo trovare la trascrizione. Cardinale Luigi Lavitrano. Sì. Questa stola qui invece è un dono che il cardinale fece al parroco di San Sebastiano, allora Monsignor Luigi Capuano. Poi abbiamo la sedia dove lui celebrava le messe, una cotta, il piviale sempre in ricami d'oro, un calice argento, sempre con una trascrizione con su scritto Cardinale Luigi Lavitrano, il suo cappello che usava per le processioni, questo è anche quello lì che ha notato sulla tomba del Cardinale in Basilica. Dopodiché abbiamo vari dipinti che ritraggono il Cardinale, mentre sulla vostra sinistra abbiamo il dipinto della mamma che abitava in questo edificio. Sì. In questa parte dove siamo noi, primo e secondo piano, invece la sala che a sinistra è stata costruita dopo. Infatti qui possiamo notare il cardinale per creare i laboratori. Infatti possiamo notare anche la mappa dell'edificio, com'era e com'è. Abbiamo legge sempre argenteo con il simbolo, lo stemma del cardinale. Sulla sinistra del tavolo abbiamo delle posate in argento. Sulla prima possiamo notare anche la lettera L che indicava proprio il nome del cardinale. E infine abbiamo la pianeta di colore viola che indossava nella sua cappella personale durante la celebrazione eucaristica. All'esterno abbiamo anche una fotografia del clero foriano di fronte. Un'immagine. C'è tutto il clero di Forio dell'anno 1930. Tutti i preti di Forio? Sì, solo laico.